I campioni non sbagliano mai, è vero? E soprattutto, cioè, qual era il vostro, raccontaci di qualche anche errore importante, di qualche sconfitta importante, come sei ripartito, cioè, com'era il tuo ragionamento che ci facevi sopra? Allora, intanto chiariamo che i campioni sbagliano tantissimo e hanno sbagliato tantissimo nel loro percorso, perché penso che sia abbastanza normale. Perché prima di tutto noi siamo persone, con le loro fragilità, con i nostri difetti, con le nostre paure, l'ansia da prestazione, il non riuscire e tante altre cose. Quindi anche noi soffriamo di queste cose. Io credo che, sai, l'errore fa parte del gioco. E credo che sia anche importante per l'apprendimento. Poi c'è da dire, tutti sbagliamo, però credo che la cosa più importante, che non si migliora dall'oggi al domani, sia soprattutto non aver paura dell'errore, perché quello credo che ti possa condizionare mentalmente tantissimo, perché avendo paura dell'errore tu arrivi a un certo punto che non riesci più a fare le cose perché non ti senti più sicuro. Quindi una volta che tu sai che l'errore fa parte del gioco, quindi sappiamo che esiste, poi ci si può lavorare sopra, lo possiamo ricordare, metabolizzare e poi possiamo anche cercare di dimenticarlo immediatamente e poi cercarlo di migliorare sempre con la prestazione in campo o in allenamento, ma non avendo paura di sbagliare. Questa penso sia la cosa più importante. Chiaro che io ti posso dire, da ragazzino avevo paura di sbagliare, non ero sicuro, mi portavo dietro l'errore, non riuscivo a dimenticarlo. Soprattutto io credo che ci siano dei fondamentali in cui tipo l'approccio è diverso, nel senso l'errore di ricezione non ti può portare ad essere più nervoso, perché penso che la ricezione sia un fondamentale di tranquillità soprattutto, dove è molto importante, tutte le parti, tutti i fondamentali, è importante la tecnica, ma credo che l'eccezione sia ancora più importante. E all'inizio facevo fatica, non riuscivo a dimenticarlo. Poi pian pianino, con l'esperienza, con il riprovare sempre di più, sono riuscito a dimenticare l'errore. Però non è così semplice, anche perché una volta, adesso prima tu hai parlato di mental coach, queste cose qua non c'erano. E quindi ti poteva sì aiutare l'allenatore. È chiaro che delle cose che mi aiutavano o che mi hanno aiutato nella mia carriera era soprattutto, quasi sempre, ma soprattutto dopo un errore, ripensare alla tecnica. Cioè, ripensare all'errore, cosa avevo sbagliato, o anche magari un aiuto dal compagno per farmi capire, guarda, hai sbagliato, sei arrivato tardi con le braccia, perché credo che sia anche molto importante l'aiuto del compagno. Poi mi hai chiesto della sconfitta. La sconfitta fa parte del nostro percorso. Io credo che la sconfitta non debba essere vista come una cosa degradante di cui vergognarsi. È una cosa che, secondo me, la sconfitta può portarti a riniziare ad allenarti anche con più voglia, perché comunque ti devi allenare anche quando vinci o anche quando perdi. Cioè, non è che puoi decidere, guarda, mi alleno solo perché sto vincendo. Quindi momenti negativi ci saranno sempre. Io credo che la sconfitta più grande sia quella di non provarci più, di arrendersi. Questa penso sia la sconfitta più grande. Io ho subito delle sconfitte pesanti nella mia carriera. Però da giocatore è chiaro che fai fatica ad assimilarle. Poi la sconfitta, quello che è stata la mia esperienza, ti fa parlare di più. Cioè ti fa portare ad analizzarla di più con i tuoi compagni, con l'allenatore, per capire fino a che sono stati i tuoi errori o fino a dove è stato più bravo di te l'avversario, no? Invece la vittoria a volte nasconde tante cose. Però sai, non hai tempo di stare troppo dietro la sconfitta, non te lo puoi permettere, perché subito dopo ne avrai un'altra di partita, quindi devi cercare di ripartire. Non è facile, però noi siamo, quello che voglio far capire è che siamo delle persone normali e che anche noi nella nostra carriera abbiamo sbagliato tanto, abbiamo perso tanto. Però siamo stati capaci di rialzarci sempre, sempre in modo positivo, anche perché il bello dello sport di squadra è che non sei mai solo.